E anche vedo che, per esempio, in questo nuovo corso dell'Europa, io intravedo qualcosa di diverso, insomma, di riequilibrio in senso forse un pochino socialdemocratico, riformista. Questo mi fa un po' sperare, mi fa un po' sperare anche le persone che non ne possono più di questo mondo qua. Io vado spesso in Francia, vedo all'opera i gilet gialli e questi sono esattamente quello che io avrei voluto come metafora per rappresentare gli invisibili, perché questi che protestano, e la protesta dura da un anno, quindi è molto ma molto persistente, è gente che era, magari apparteneva al ceto medio e si è proletarizzata. Quelli che erano proletari sono diventati sottoproletari, non ce la fanno più e non ce la fanno più da stare nella condizione di invisibilità, cioè questo potere che i francesi hanno dovuto scegliere tra la destra lepeniana e Macron, che pensavano che fosse uno riformista, insomma, un socialdemocratico, invece no, hanno scoperto che l'uomo delle banche, l'uomo della finanza, che privatizza quasi tutto, no? Le ferrovie, i servizi, eccetera. E quindi vivono una condizione di sofferenza. E vanno in piazza e si mettono il gilet giallo, che è come dire: voi non mi riconoscete, voi non volete, non mi vedete, ma io mi voglio che voi mi vediate, io ci sono, voglio esserci e partecipare in qualche modo. È questo che loro. La metafora del gilet giallo è una metafora geniale, che è stata, che è uscita fuori da questa insofferenza verso un mondo che appunto è quello del liberismo economico, che ci ha portato a sbattere con la crisi del 2008, e tuttora non ne usciamo, no? Se non ne... Però purtroppo manca un'alternativa, ecco, quindi la rinascita, che manca un pensiero che sia alternativo a questo, al mercato e al valore di scambio. E dunque le insofferenze sono insofferenze che poi faticano a trovare una formalizzazione, Un aggancio. sì, uno statuto di protesta. Sono, molto spesso sono proteste molto così, di insofferenza, ma non, senza poi costruire qualcosa di Ti riferisci altro. alle sardine? Le sardine sono un altro elemento di spontanea, ecco, è una delle poche cose, le sardine sono una delle poche cose dove da una tecnologia che ci isola tutti, no? Internet, dove tutti sono lì a casa a fare digitare sulla tastiera, da quella tecnologia lì che isola si è creata la piazza, quindi è un fenomeno abbastanza curioso.